We've got a CIA station just up the road. Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. Stay hungry. Stay stand qui, sono tutti marginali, questi pensano solo i cazzi loro. Buonasera, buonasera, bentornati allo Schiaffo, siamo in diretta, sono le 22.38, subito dopo i Cesaroni, abbiamo il piacere di ospitare il già ministro della giustizia, il già sottosegretario alle infrastrutture, oggi normale, libero cittadino, ingegnere, imprenditore, dico bene? Libero professionista. Libero professionista, buonasera Roberto Castelli. Grazie mille, allora lei è venuto tante volte nell'altro programma, ma stasera è pronto a prendere, a dare schiaffi? Ma ne ho presi tanti nella mia vita nella politica, sua... quindi... È prontissimo, I va bene. I vostri saranno simpatici. Allora, i nostri telespettatori come sempre possono telefonare in diretta al numero che vedete in sovraimpressione 02 58 21 93 38, domande rapide, mi raccomando, al nostro ospite, oppure considerazioni generali sulla politica o su quello che volete questa sera. 338 660 60 gli sms, l'avete già vista in un'inquadratura la nostra Sara Giudice. Ciao Sara. Ciao Marco, i nostri telespettatori possono anche interagire con noi attraverso i nostri canali social, Twitter e Facebook. Assolutamente, con te tra poco torniamo per le tante notizie di questa giornata politiche e non solo, ci sono state le dimissioni di Orsoni, infatti io ieri sera dando la notizia di Orsoni avevo lasciato un punto interrogativo, vedremo nelle prossime ore, non è che sono passate poi tante ore alla fine, anzi diamola subito la notizia in apertura, poi la commentiamo a schiaffo con il nostro Castelli, vero Sara? Giorgio Orsoni, Marco, sì, se n'è andato dopo che ieri aveva dichiarato esattamente il contrario, cioè che non avrebbe lasciato la poltrona di sindaco, oggi ha deciso per il contrario, in realtà con delle pressioni notevoli da parte del governatore del Veneto Deborah Serracchiani, che ha ritenuto che fosse un atto di responsabilità. Orsoni però non si è limitato a questo, perché ha anche puntato il dito contro i vertici del Partito Democratico Veneziano, in particolare Davide Zoggia e Michele Mognato, che dice gli avrebbero indicato dove reperire i fondi. Orsoni ha poi aggiunto: sono reazioni opportunistiche della politica, è venuto e meno il rapporto che avevo appunto con essa. Insomma, ha visto Castelli cosa succede? Ha fatto bene Orsoni, però su delle pressioni poi di fatto. Ma dico due cose su Orsoni, poi un'altra cosa mi interessa di più. Sì. Cioè, Orsoni mi sembra un marziano, cioè questo arriva dalla cosiddetta società civile, se non sbaglio. Sì. Dovrebbe essere un professore universitario, accetta dei fondi che chiunque abbia un minimo di contezza sa che non dovrebbe accettare, perché questo fa, poi dice che è innocente, poi patteggia e quindi si riconosce colpevole e poi vuole stare lì a fare il sindaco, cioè non lo so. Cioè lei dice che non c'è coerenza? Veramente, ma secondo me non c'è proprio raziocinio. Il PD adesso lo ha fatto dimettere perché non poteva far diversamente dopo tutto quello che dicono. Però il fatto grave che lui dice, e io sono sicuro che la procura veneziana, che è una procura estremamente seria, valuterà molto bene, che lui dice che tutto ciò è avvenuto su pressione del partito. E quindi questo è il dato, credo, politicamente interessante. Cioè lì non c'è uno che ha sbagliato, che ha preso dei finanziamenti illeciti. C'è un intero partito che lo convince a fare ciò e quindi evidentemente da quello che dice Orsoni pare che sia una prassi. Poi il nome di Zoggia non è proprio un nome leggero all'interno del Partito Democratico. Poi ci sono dei nomi pesanti, quindi voglio dire, mi sembra che queste vicende, che sono estremamente gravi, però abbiano fatto capire due cose. Anzi tre, se mi consente. Sì, uno, prego. Che la Lega è fuori da tutto. La Lega è fuori da tutto, non c'è un uomo della Lega coinvolto in queste cose. Che i due partiti maggiori sono dentro fino qua, sia nell'Expo sia a Venezia, e che tre questa famosa società civile, perché fino adesso, ed è stato uno dei motivi che io mi sono ritirato dalla politica, la vulgata fino a qualche tempo fa era che da un lato c'era la politica corrotta, e a me non piaceva passare per corrotto, perché non ho mai rubato una lira, tant'è vero che sono dal punto di vista penale e civile puro siccome un giglio, sì. E quindi non mi piaceva far parte di quella vulgata lì, dall'altra parte questa fantomatica massa di italiani, tutti bravi, tutti santi, Civile, e invece qua si è dimostrato
che la società civile è il brodo di cultura da cui nascono pecunia queste cose. Pecunia non olet, dicevano i romani, dico bene, Castelli. Forse qua olet fin troppo, olet, perché ha ammorbato l'intera società italiana. Olet fin troppo. Allora, abbiamo fatto un collage dei suoi momenti televisivi più belli di questi ultimi anni, o più brutti, dipende dai punti di vista. Vediamoli un po' insieme, vai. Io facevo l'ingegnere, guadagnavo abbastanza bene, te lo posso garantire. Ho rinunciato alla mia pensione di ingegnere perché ho preferito far politica, nessuno mi ha mandato. No, non sono d'accordo su nulla, però io la inviterei a usare un linguaggio più rispettoso delle grandi istituzioni del paese in cui lei viene ospitata. Sono Roberto Castelli, buonasera, sono ingegnere, sono stato eletto deputato nell'istituzione Como San Drio Varese, mi sento un ingegnere prestato alla politica. Oggi sono povero, pochissimi soldi. Sento un ingegnere prestato alla politica. Povero. E non sarà sicuramente per tutta la vita, sarà al massimo per cinque anni. Io sono ministro, nel senso marziano del termine. Guarda, io sono socratico, l'unica cosa che so di non sapere. Se questi qua sono forti, perché i milanesi tirano la coca. Lo dico per te, perché domani tu fai il giro di internet in tutto il mondo a dire che con 145.000 euro si è poveri nel senso marziano o non marziano. Allora fammi finire. Piantate di tirare coca, questi qua non saranno più forti, questo è il punto fondamentale. A me non può capitare perché io me ne sto nel mio paese, vede? Cari milanesi fighetti, finitela di tirare coca. Non sai quanto costa una bombola di gas per famiglia da 15 kg? Sto parlando delle aziende lombarde! Castelli, non rompere i coglioni a me, perché, a me non me... Sento un ingegnere prestato alla politica, quindi non sarà sicuramente per tutta la vita, sarà al massimo per cinque anni. Ovviamente Castelli non è solo questo, però vedo che anche lei sta sorridendo. No, beh, è bello, molto, un po' cattivello, ma l'avete fatto bene. L'abbiamo fatto bene. E poi non è che uno può smentire, cioè uno dei grandi pregi, che ne ha tanti la televisione di pregi, ma anche di cose dure, no? Per chi ci va. Che poi quando parli, quello che hai detto resta per sempre. Allora, quello lì non ero io, era mio fratello, l'ho detto io quelle cose. Allora, cinque anni non è rimasto cinque anni in politica. No, però lo spiego, vedo lì c'è il mio libro. Ecco, facciamolo vedere il libro. Non è pubblicità perché non ce n'è più, quindi non si trova più, non è che lo voglio vendere. Mi sono l'ho messo io per cortesia, la perché ringrazio. No, ma lo dico, che sennò sembra la solita marchetta del libro. Non ce ne sono ancora 20 copie, che chi le vuole le regalo. Va bene, ok. Quindi non storia di un militante. Quello che ho detto era vero, posso un minuto? Deve, dica. In effetti io nel 96, quella roba lì è del 93. Sì. Nel 96 io non volevo più presentarmi, ho detto basta, mi ritiro. Cos'è che mi fece cambiare idea? Che l'allora segretario provinciale della Lega e mia sorella, la mia compianta sorella, mi dissero la stessa cosa, mi dissero bravo. Quando tu nel 92 e nel 94 eri praticamente sicuro di essere eletto, ti sei presentato. Adesso che molto probabilmente perderai, che i sondaggi ci davano indietro di 10 punti rispetto al candidato della sinistra... Ti tiri indietro. Perché ho detto, vabbè, a questo punto è chiaro, non mi posso tirare indietro. Faccio la mia battaglia, la perdo e poi torno a far l'ingegnere. E invece poi le cose non E invece andarono. Clamorosamente vinsi per lo 0,4%, una cosa così, nel collegio uninominale senatoriale. Lì iniziò la mia parabola senatoriale. Ecco, lei di provocazioni, soprattutto in televisione, spesso ne ha lanciate. Una l'abbiamo sentita poco fa. Lei, tornando indietro, quella frase marxianamente parlando, io vidi dalla diretta quella sera. In un paese che posso sappiamo... Posso dire una cosa? Dica. Probabilmente quella è la più grande cazzata che io ho detto nella mia vita. Però l'ho detta, quindi non posso... Però io volevo dire un'altra cosa, poi la diretta ti uccide. In realtà io mi ritengo ancora oggi, diciamo, non ricco, perché non possiedo praticamente... Io volevo dire, con la politica non mi sono arricchito, non ho barche, non ho ville al mare, non ho possedimenti, non ho appartamenti.
in questo senso. Poi mi sono sbagliato e ho dichiarato il mio reddito lordo, che ovviamente era un bel reddito, no? Certo. E quindi, sentire una persona, se tornassi indietro di sicuro la leggero la dico più, perché poi mi hanno fatto un mazzo mostruoso, allora, meritatamente. Allora vediamo un po' di qualche messaggio. Tutti hanno votato Lega esclusivamente per il tema immigrazione, dopo parliamo, questa volta oscurato e sottovalutato dalle altre forze politiche. Non abbandonate questo tema, è problema per la incostituzionale secessione o autonomia regionale lesiva dell'eguaglianza e moltiplicatrice di tasse a livello locale. Non fate l'errore di anni fa, quando la gente votò Lega per l'immigrazione e non per il federalismo. Riperderebbero voti, dice un telespettatore. Hanno rovinato la nostra economia e portano via tutti i nostri soldi e il loro lavoro. Un italiano, va bene firmarsi un italiano, ma avete anche un nome e un cognome, io preferisco. Buonasera, se Castelli lo regala il libro a titolo gratuito, se possibile ne vorrei una copia. Grazie, bene, buonasera. Vabbè, scriveteci. Se telefono in redazione, il tedigerisso glielo mando. Va bene, allo schiaffo, @class.it. Vado da Sara tra un attimo. Castelli, abbiamo una telefonata in linea, vediamo un po' se è uno schiaffo o una carezza. Anna, pronto? Sì, eccomi, buonasera. Dica tutto. Allora, desideravo sapere innanzitutto perché il Roberto Castelli è uscito dalla Lega, perché non è più politico. Okay. Perché era una delle poche persone che veramente erano pulite. Ok, seconda domanda? Seconda domanda è una cosa molto grave. Vorrei sapere come mai un notaio molto famoso su Roma, che praticamente ruba a tanta gente e ha distrutto tanta gente con le sue truffe, sì, con ben tante denunce, sì, sì, sentenze, sì, di risarcimento, di anni di carcere, eccetera, è ancora libero. Io non so, allora grazie se, innanzitutto lei ne ha... Ecco, no, io desideravo sapere se c'è veramente una giustizia o capito, dobbiamo ancora stare a guardare magari il tema giustizia. Signora, che Anna, aspettate, Abbassiamo per favore, grazie. Di olio al supermercato. Anna, grazie, non la voglio interrompere, però due domande, se è che sono chiare, non abbiamo bisogno di aggiungere altro, perché sì, il tema giustizia... molto brevemente... non conosco la questione, quindi non so cosa dire. Cosa è rimasto della sua riforma della giustizia? Poco, qualcosa è rimasto, quello che faceva comodo alla magistratura, diciamoci la verità. Quindi sono rimasti. La cosa credo più importante, credo che sia la riorganizzazione dell'ufficio del procuratore, sì, che credo funzioni abbastanza bene. La tipizzazione degli illeciti disciplinari, che invece è una cosa un po' più tecnica, è morta, distrutta proprio completamente invece la parte dell'ingresso in magistratura, la progressione in carriera, che sarebbe stata una vera rivoluzione, quella della separazione, dice, in cui di fatto tra le altre cose c'erano due cose fondamentali: una, che a Costituzione vigente separava abbastanza nettamente la carriera dei procuratori, dei PM, da quella dei giudici. Certo. E l'altra, che introduceva una progressione in carriera che aveva due fatti, secondo me, rivoluzionari, e per questo infatti erano? È stata... Che erano il fatto che veniva tolto potere al CSM. Sì. Che oggi il CSM è il dominus delle progressioni in carriera, e che l'altro slegava la progressione in carriera dall'età. Potevano i giovani migliori, più meritevoli, più volonterosi fare una carriera più rapida di chi magari voleva vivere un po' più tranquillo. Chiaro. Allora, a proposito di aggiornamenti di giustizia, Sara, diamo no, la notizia... ecco, però volevo dire alla signora, arrivo. Ha fatto una domanda molto importante. Perché ha lasciato la Lega? Io non ho lasciato la Lega, sia ben chiaro. Io ho la tessera militante, ho lasciato le istituzioni. Ha lasciato, ma poi le chiederò anche perché ha lasciato le istituzioni. Allora, Sara, Dell'Utri. Sì. Sì, Marco, allora un attimo. Sara, il senatore Dell'Utri è entrato in ambulanza oggi al carcere della Burla di Parma, scortato da due auto della polizia penitenziaria. L'ambulanza era partita da Fiumicino e la richiesta di trasferimento avanzata dall'ex senatore di Forza Italia ha avuto l'avallo dei giudici di Palermo. A quanto si è appreso, poi, Dell'Utri oggi appariva abbastanza provato. Abbastanza provato, va bene, allora questa era la notizia del giorno. Un conto aver lasciato la Lega, un conto però aver deciso di lasciare le istituzioni. La domanda è brutale: lei è nato leghista?
politicamente parlando nel 1986, insomma, ha vissuto proprio gli anni... La mia prima tessera dell'86. Esatto. È lei che ha deciso di fare un passo indietro oppure è stato il rinnovamento generazionale della Lega a far sì che lei insieme ad altri, posso dire Bossiani, non lo so, vicini più a Umberto Bossi che alla novità rappresentata da Maroni prima e da Salvini oggi, di dire signori adesso tocca a noi? Ma guardi, dico una cosa che la verità, a me venne chiesto in sede di costruzione delle liste cosa avevo intenzione di fare. E quindi immagino che se avessi detto voglio andare avanti e continuare a essere candidato al Senato mi avrebbero candidato. Io dissi guardate io non me la sento più di continuare per tanti motivi. I principali sono quello che ha detto lei. Ho percepito che stava finendo un'epoca e che quindi era meglio lasciare il posto a dei giovani che avessero anche più energie, perché 20 anni in Parlamento se lo fai con grande impegno e se stai al governo 8 anni, io gli ultimi 10 anni sono stato 8 anni al governo, ti logorano di brutto, perché cioè, voglio dire non è una passeggiata dal punto di vista personale. E poi ero stufo di questa storia della casta, non ne potevo più. In che senso della casta? Tu sei qualsiasi cosa dicevi, ormai se tu sei la casta, tu sei qui, tu sei là, tacci tu che guadagni 145.000 euro all'anno, come ho detto io in televisione, siete tutti ladri, mangiate pane a tradimento. E infine un'altra questione, io sono assolutamente convinto che in questa situazione, con questo euro, cioè quello che dice Salvini, io lo sottoscrivo in pieno, cioè qualsiasi governo può fare, qualsiasi Parlamento in questa situazione europea può fare quello che vuole, ma l'Italia va a fondo e io non volevo più essere complice di questa rovina del paese a cui ci stanno portando. Quindi lei è un anti-europeista convinto? Sono un anti-euro straconvinto, se vuole ne parliamo per le prossime 4 ore di questa trasmissione. Noi come programma ne abbiamo parlato tanto. Ma ci sono i dati, voglio dire, ci sono tutti i dati che dicono questo. E poi oggi, che sono tornato a lavorare, lo capisco ancora meglio, lo tocco con mano tutti i giorni. Se noi non cambiamo due cose sostanzialmente... La possibilità di battere moneta, un euro un po' più flessibile e più debole, poi potrebbe anche essere l'euro. Draghi, lei dice, Draghi però, guardi che Draghi, credo anche per il voto europeo, sta cambiando clamorosamente la rotta. È la prima volta che è stata presa una decisione all'unanimità. Cioè sta stampando moneta. Sostanzialmente sì. Sostanzialmente quello che noi dicevamo, che Salvini ha ripetuto 1000 volte in questa campagna elettorale. Oggi Draghi è mascherato sotto tante cose, ma in realtà è che si è messo anche lui a stampare moneta. E poi dovremmo reintrodurre qualche dazio, perché con questa globalizzazione le nostre aziende non ce la fanno più. Allora, Castelli, arrivano dei messaggi e poi una telefonata. Allora, buonasera Marco, da alte sfere, massimo impegno e spese assurde per portare in Italia clandestini dall'Africa, ma nulla viene fatto per i nostri marò, ormai allo stremo. This is Italy, unfortunately, by Laura D'Ancona. E questa è l'Italia, sfortunatamente. Ma siete normali? Iniziate il vostro programma pur sapendo che ne deve finire un altro? Sto guardando i Cesaroni e di Castelli del vostro programma non me ne frega niente. Ma cosa dice? Iniziate pur sapendo che deve finire un altro. No, non l'ho capita questa. Io voglio cercare... La puntata è finita, quella dei Cesaroni. Poi inizia un altro programma, funziona così in televisione. Io voglio cercare un lavoro, dice un telespettatore. Castelli, vieni tra noi disoccupati. Siamo un gruppo che aiuta tante famiglie e lo fa perché la politica dorme. Se sei in bolletta, tranquillo. Con noi sfondi una porta aperta. Contattaci Merlino. Questa sarà... Ecco, posso dire una cosa? Non sarà ci tenevo però a dirla stasera. I disoccupati... noi ci stiamo, con la mia famiglia, ci stiamo occupando direttamente di una famiglia di milanesi in cui il papà faceva il magazziniere, la mamma la collaboratrice domestica e hanno una figlia di 18 anni. Hanno perso il lavoro tutte e due, vivono in macchina, non riescono a trovare un posto dove le strutture milanesi li possono ospitare. La risposta è sempre quella, siamo pieni di immigrati, quindi per voi non c'è posto. Ecco, allora io lancio un appello al sindaco Pisapia,
va bene che bisogna essere politicamente corretti, va bene che i padani sono l'ultima ruota del carro, va bene che se uno è italiano ha solo doveri e nessun diritto, però per favore occupatevi anche di queste centinaia di persone che sono in questa situazione. Adesso, grazie all'aiuto solo di privati, non dico chi sono perché, ma potete facilmente immaginarlo, gli abbiamo trovato qualche settimana di alloggio. In un campeggio, perché lì alloggiano. Ecco, ma ci sono gli italiani, per favore dategli una mano. È l'appello che Castelli lancia a Pisapia. Perché vedremo... è assurdo che noi spendiamo un sacco di soldi per gente che non ha nulla a che fare con noi e lasciamo morire nel degrado più totale i nostri cittadini. Questa è gente che ha lavorato, ha pagato le tasse, è vissuta in Italia e adesso prende solo pedate perché è politicamente corretto dover aiutare gli africani e non aiutare gli italiani. È una cosa che mi fa ribollire il sangue. Poi allora, non saranno d'accordo quelli della sinistra, non sarà d'accordo Papa Francesco, ma lo dico lo stesso. Ma lo dice lo stesso Castelli, come ha sempre detto quello che pensa, nel bene o nel male. Abbiamo una telefonata, Ileana. Dimmi un po'. Pietro Paolo, buonasera Pietro Paolo, dica. Io volevo solo dire una cosa. Sì. Il sindaco di Venezia, io telefono dalla provincia di Latina, sì, ha ammesso che ha preso i soldi, è stato arrestato, sì, è stato scarcerato e ha ripreso il suo posto. Si è dimesso oggi, eh? Ah, si è dimesso? Sì, l'abbiamo detto. Si è dimesso, l'hanno cacciato. Sì, si è dimesso dopo che qualcuno gli ha detto che forse era il caso che si accompagnasse in gondola fuori dal comune. E poi un'altra cosetta e basta. Sì, vai. Praticamente degli 80 euro, no? Sì. Io sono un pensionato, vabbè, noi i pensionati praticamente siamo lo scarto dalla società. Sì. Fin quando lavoravamo abbiamo dato il nostro obolo per tutti quanti. E questi 80 euro praticamente è una fregatura, perché Renzi è un bugiardo, perché questi non vedranno una lira. Chiaro, capito, grazie. Allora, qui il tema, abbiamo un minuto e mezzo prima della pubblicità, caro Castelli, il tempo vola, l'intervista sta andando velocemente. La domanda che le farei è Renzi, perché guardando le immagini di prima, lei dice quella cosa del sono povero con Renzi in studio, che gli dice, te tu domani sarai sulle prime pagine dei giornali, ma lasciami spiegare, chi è Renzi per Castelli? Ma per il momento è un oggetto misterioso, però no, ho bisogno di più di un minuto e mezzo per dire. Ma no, al massimo sforiamo su un blocco e andiamo sull'altro. Va bene, è un oggetto misterioso perché può essere o uno sfrenato millantatore. Mi dicono che da giorno lo chiamavano il bomba per le sparate che faceva. Pare. Oppure una persona sta giocando una partita molto rischiosa, ma molto intelligente. In questo senso, l'economia, stranamente, anche se dovrebbe essere basata sulla razionalità dei numeri, in realtà è estremamente psicologica. Faccio un esempio assolutamente tipico. Se io oggi mi aspetto che un titolo salga in borsa, lo compro e il titolo salirà veramente. Se mi aspetto che scende, lo vendo e il titolo scenderà. Lo stesso l'economia. Se io mi aspetto che domani l'economia andrà meglio, io spendo, investo ed effettivamente domani l'economia andrà meglio. Se invece mi aspetto che l'economia andrà peggio, non spendo. Quindi Renzi cosa sta facendo? Sta vendendo le sue attività legislative, i suoi provvedimenti, come riforme epocali, per esempio gli 80 euro. Gli 80 euro non sono una cosa brutta, perché è ovvio che è meglio averli che non averli, però lui la vende come il fatto che rimetterà in moto l'economia. È evidente che non è così. Però può darsi che stia giocando questa partita, cercare di risvegliare le aspettative degli italiani. Siamo d'accordo che è la prima volta nella storia repubblicana che un Presidente del Consiglio mette soldi nelle buste paghe degli italiani? No, non è vero. Di parte degli italiani? Non è assolutamente vero. Non è diverso dal togliere le tasse? Non è diverso. Lui ha abbassato una tassa qua, Non è che gli ha dato i soldi, ha abbassato una tassa. Sì, in però modo vuol che... dire trovarsi 80 euro. Ma noi abbiamo eliminato l'IMU, ragazzi, altro che 80 euro. No, 80 euro sono di più, ma allora era 400-500 euro
mediamente per famiglia, quindi non è la prima volta. Fu detto che i conti italiani si sono, come si dice, un po' scassati proprio perché Berlusconi promise di fece l'eliminazione dell'ICI. Allora, se vogliamo parlare del complotto, credo no, che ormai... No, non è il complotto, è una domanda che ci sta, lei ha fatto parte di quel governo. I conti italiani governo. Sono scassati negli anni Ottanta, quando il debito pubblico è partito per la tangente e aumentava di ritmi al 10%. Ma ha visto quello, adesso però vado in pubblicità non... davvero, ha visto quello che sta succedendo nel Partito Democratico in queste ultime ore? Nonostante questo 40% rotondo, c'è Mineo, ne abbiamo parlato ieri sera con Buchetti. Sì, no, ho visto, ma mi interessa più questo discorso di Renzi. Quindi lui cosa farà? Dovremo vedere a fine anno cosa succede. Intanto stanno già cominciando a mentire. Perché? Qual è la bugia? Per esempio... Ah, gliela faccio dire dopo la pubblicità. Bene, voglio sapere qual è la bugia che sta costruendo questo governo. Ce lo dice tra poco Roberto Castelli. Non cambiate canale, a tra pochissimo.